Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Playoff di LBA. Siamo alle gare 2 che sono cominciate ieri sera. Parliamo di Virtus Bologna contro Tortona, una gara. Molto combattuta, una gara che alla fine la Virtus ha vinto per 83 a 77, si è portata a 2 a 0 nella serie, eh, mantenendo il vantaggio del fattore campo nelle prime due partite, però è stata una partita veramente molto intensa, molto combattuta. Non voglio dire la solita cosa retorica, il vero playoff, perché non è che ci sono stati tuffi, battaglie, robe, però è stata una partita eh, veramente di grande consistenza difensiva, nella quale Tortola ha dimostrato di essere davvero una squadra competitiva, Coach di Raffaele ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso una squadra che quest'anno era partita un po' male, era un po' in difficoltà, gli ha dato un'identità, forse ha abusato un po' troppo del tiro da tre punti in questa sfida, perché eh, va bene che ogni tanto hanno segnato, anche però troppe volte ci si è accontentati della soluzione magari più facile. La Virtus invece, ancora senza Togo Schengen, gli ha offerto una prestazione di grande concretezza, perché è sempre riuscita a rimanere lì. Nel vivo della partita, in una gara che ha avuto molti parziali, una partita che ha avuto un po' di tiremolla, e molla, anche se il controllo di fatto è stato sempre della formazione bianco e nero, non ho francamente mai avuto l'impressione che la partita eh, non sarebbe stata vinta dalla squadra di Coach Banchi. però è stata molto brava, davvero, a mio avviso, la squadra di De Raffaele, invece Tortona a rimanere lì attaccata, soprattutto a resistere a quell'allungo nel secondo quarto, quando è rimasta quasi 8 eh, minuti. Senza segnare e la Virtus lentamente, con un lento parziale, aveva cominciato ad allungare un po' lo scarto. Ha resistito anche Tortona al grande terzo quarto di Bellinelli, che è stato probabilmente la cosa più bella della sfida, ovvero un quarto giocato con un'intensità straordinaria dall'ex giocatore degli Spurs, che ha guadagnato falli a ripetizione, falli su tiro da tre, falli in entrata. Ha messo delle bombe con grande precisione, soprattutto quel canestro bellissimo quando si è fatto male la con la mischia rimbalzo in un'azione nella quale Virtus ha preso 3-4 rimbalzi consecutivi e poi ha chiuso con la bomba di Bellinelli. Poi nel quarto periodo, ancora Virtus che allunga bene, però Tortona riuscire a rimontare e arrivare a un possesso solo di ritardo nel confuso. Nel confuso finale, nel quale non ha aiutato, a mio avviso, anche un po' un metro arbitrale abbastanza ondivago che non ha fatto capire tanto bene quello che veniva concesso e quello che non veniva concesso, compresi i falli tecnici. Cordinier, anche stavolta, ha preso un fallo tecnico. Non lo ha preso quando lo meritava, lo ha preso. Successivamente però deve stare un po' attento il francese perché siamo nella fase finale della stagione e non si può rischiare di buttare via veramente punti eh, con, questo tipo, con questo tipo di nervosismo. 2-0 ora per Bologna si va a giocare a Tortona da giovedì e credo che sarà una partita comunque assolutamente non facile. Tortona in casa è forte, è una squadra al quale il coach della Fede ha dato grande, eh, grande quadratura proprio tra le mura amiche. C'è già stato il precedente nella penultima di regular season nella quale non è stata una vittoria facile per la Virtus. Eh, quindi credo che sarà una partita assolutamente da non perdere e assolutamente divertente. Per quanto riguarda eh, gli aspetti invece meno positivi, a mio avviso, della gara della Virtus. Segnalerei uno il nervosismo di Cordigny, appunto, anche stavolta quando gli è stato fischiato il quarto fallo, ha fatto questa sua cosa che fa adesso: che prende, ha corso via, stava ancora per tirare fuori la maglietta poi si è calmato, gli è stato detto di stare un po' tranquillo, poi nell'ultimo quart nel, quarto gli è stato fiscato il quinto fallo, anche lì mini reazione, tranquillo, deve cercare di rimanere tranquillo, è troppo importante, è troppo importante che lui resti in campo e non si faccia vincere lui dal nervosismo e non aumenti il nervosismo nel corso, nel corso della partita. La seconda nota eh, sulla quale attendo, non ho letto ancora neanche stamattina delle novità, è la scivolata nel finale di Lundberg, che è scivolato lì nei pressi della. Della lunetta e voglio capire che se è un infortunio. Se è soltanto una, la botta di quello di questa scivolata, speriamo davvero che non sia niente di grave per il giocatore danese e poi la prestazione da. Horrible di Zizic che ha giocato pochissimo, ha giocato solo tre minuti, però l'ho detto tante volte. È un centro dal quale mi aspetto molto in LBA. Non mi aspettavo più di tanto in Eurolega, ma è qui che lo voglio decisivo. E invece ha giocato veramente male. Un tiro cortissimo, non ha fatto nulla all'imbalzo, palla persa, insomma, male, molto male. Mi aspetto da lui soprattutto il click qualcosa in più eh, per il proseguo dei playoff lomace mascolo ancora non sono entrati rotazione a 10 berinelli il migliore grande prova anche stavolta dei lunghi dove sia miki che danston trovo abbia giocato benissimo miki in attacco anche all'inizio segnando tutti i primi canestri e dando molta consistenza sta giocando degli ottimi playoff e miki un giocatore a questo punto credo non, non si possa tenere fuori dal roster per, questo, per questa fase finale della stagione e danston davvero indietro Difesa, ha saputo dare e eh, trovare tante volte la soluzione migliore, le stoppate i rimbalzi e anche in attacco non ha fatto mancare il suo contributo una grande prova. Per quanto riguarda Tortona, direi il migliore Dau, un giocatore che mi piace molto, è andato in doppia cifra di rimbalzi anche e un giocatore capace di una prestazione veramente molto solida, ancora bene Obaswan e non mi è dispiaciuto Radosevic. Che magari di dietro qualcosa lo concede, ha preso anche lui un fallo tecnico evitabile nel finale. Ma proprio di. Eh, e qui c'è anche una cosa un po' da capire. Eh, ho visto nell'NBA, per esempio, quest'anno mi sembra che ci sia un po' più tolleranza rispetto alle emozioni eh, dei coach, dei giocatori. Il tecnico che una volta in NBA anche con lo sguardo arrivava facilmente, ora arriva un po' più tardi, delle volte anche forse fin troppo tardi, o addirittura non arriva in casi dove sarebbe stato meritato. Fasi finali della partita, eh, ok, il plateale va punito, però ci sono momenti dove magari nei quali si può anche capire l'emozione dei giocatori. che ci ha preso un faro tecnico nei minuti finali, eh, genuino, mi sembrava una protesta genuina, e invece è stato sanzionato. Vedremo, il metodo arbitrale sarà ovviamente importante nel corso di questi playoff. Veniamo alle pagelle, prima ricordate La Bruma del Cuore, il mio libro di poesie, 36 poesie d'amore, un regalo da fare, moglie, fidanzata, ragazza che vi piace, mamma eh, è lì a disposizione, grazie di cuore a chi lo sta comprando, chi mi sta scrivendo, chi mi, mette, mi manda le foto di lui con il libro. Intanto vengo con le pagelle, sei e mezzo a Cordinier con mezzo punto in meno appunto per il nervosismo finale, sette e mezzo sia Amici che a secondo me validissimi e bravissimi, 8 a Bellinelli, il migliore della Virtus, un terzo Quarto, veramente da cineteca, 5 e mezzo. Hackett, ecco, non l'ho citato nelle cose preoccupanti. Virtus di questa partita, perché può capitare. È un giocatore che è stato uno dei migliori lungo tutto la, per tutta la stagione, una partita un po' sotto la media non credo che possa essere preoccupante. Se in mezzo a Abbas e la sua tripla di tabellone in chiusura di terzo-quarto è sicuramente stata decisiva, se in mezzo a Lundberg stavolta un po' più di confusione e un errore però nella sua partita c'è stata un'azione nel quale Bellinelli era liberissimo all'angolo, ha preferito tirare lui ha sbagliato con un Bellinelli così in forma, meglio il passaggio e dall'angolo far tirare il Belli comunque, credo. 6 a Paiola, 6 a Polonara, 4 all'inguardabile Zizic di questa partita, 7 a Coach Banchi. per quanto riguarda Tortona... 6 e mezzo a Strautins, molto intenso anche da un punto di vista difensivo, 6 e mezzo a Zerini, tanta legna sotto canestro, 6 a Kamagate, grandi mezzi fisici, però è venuto fuori solo nel finale, 7 a Obassoan, un coordinier, un po' un giocatore alla Coordinier, di spalla, dentro lotta, mi piace. 6 a Ross, malissimo, ma nell'ultimo quarto decisivo per tenere a galla ancora Tortone e per riavvicinare la Virtus, 6 e mezzo a Valdasso, stavolta un po' più impreciso, 6 e mezzo a Candy, che quando è entrato ha fatto cose buone, molto valide, 7 e mezzo a Dau, il migliore di Tortona ieri, 7 a Radosevic e 6 e mezzo al solito meraviglioso Wims, 7 anche a coach De Raffaele, bella partita, stasera invece parleremo di gara 2 Milano-Trento, che forse vado a vedere direttamente al forum, ma non ne sono ancora sicuro, e comunque è un momento importante, mi aspetto un Milano che debba far vedere qualcosa, però c'è anche talmente tanta confusione nel spogliatoio milanese che magari potrebbe essere l'occasione per Trento per mettere un 2-0 nella serie. Ne parleremo, intanto ciao a tutti, grazie e un bacio da Lox.